Stiamo facendo quella cultura, fai da te, per tramandare la storia del quartiere a Vicchio di Fantasia. Questa tavola camminante l'abbiamo chiamata acqua, acqua, fuoco, fuoco, acqua in bocca, perché ci piace giocare. E in qualche modo vogliamo ricordare i giochi di una volta, riportandoli in iniziative con i bambini di oggi, per avvicinare il passato con il presente e costruire un futuro migliore. Perché le favole salvano i mondi. Quest'estate abbiamo sentito molto parlare di acqua e di fuoco. Il Fata Carbatella ha pensato che questi due elementi fanno parte dell'astrologia, come l'aria e la terra. Poi è andato su Wikipedia, visto quello che dalla finestra di San Pietro ha detto Papa Francesco, e ha pensato di trascrivere questo. Tutte le più importanti civiltà antiche hanno dedicato grande attenzione all'osservazione dei fenomeni celesti e sviluppato una propria astrologia. È possibile ricordare l'astrologia babilonese, di cui è erede l'astrologia occidentale, l'astrologia vedica o indiana, ancora oggi diffusa in India, ma anch'essa erede dell'astrologia babilonese, l'astrologia cinese, sostanzialmente diversa da quella occidentale, e l'astrologia del popolo Maya nell'America centrale. Pertanto ci piace far partire questa idea dalla piazza delle culture. È bene rispettare questi segni e renderli sempre più positivi. Tutti questi elementi sono indispensabili alla vita. Così abbiamo scavato nella storia di questo vecchio quartiere, che potrà essere la polena per studiare la cultura degli archivi storici, visto quanto abbiamo fatto quest'anno a Garbatella. La Garbatella nasce sotto il segno dell'acquario come mago. Innocenzo Sabatini nasce come Fata Garbatella sotto il segno dell'ariete, aria e fuoco. Sappiamo bene che l'aria alimenta il fuoco e noi speriamo di alimentare il fuoco della passione culturale delle proprie radici. Le radici affondano nella terra e la terra ha bisogno di acqua, ma può spegnere il fuoco se manca l'acqua. Alla Garbatella abbiamo una fontana con il volto di donna, anche lei progettata da Sabatini. Moby Dick navigava nell'acqua di mare, salata, in altri paesi viene desalinizzata. A Cuba lo fanno. E la Garbatella è gemellata con Cuba, grazie al progetto della Regione Lazio, Turno Subito nel 2016, vinto da uno studente del Damas. Tra poco vedrete anche il murales inaugurato lo scorso marzo dall'ambasciatore cubano. Ora, nella biblioteca Moby Dick, molti ragazzi arrivati probabilmente a Canale, imparano la nostra lingua. Questi ragazzi e ragazze imparano grazie ai volontari che offrono il loro tempo per aiutarli a integrarsi. Il volto della Garbatella, con quel seno scoperto, come madre che allatta, non è stato messo a caso in piazza Geremia Bonomelli. Sapete chi era? La fontana Carlotta non sta lì a piazza Ricondo da Montecroce per puro caso. E quella piccola via chiamata Francesca Saverio Cabrini, ha il suo berlino, anche se a un passo tanti vengono a cercare la bottiglieria dei Cesaroni. La toponomastica insegna, fiction un po' meno, ma anche loro possono essere utili per fare cultura, se si sa cogliere l'arte. Ora andiamo verso Piazza Brenta e durante la passeggiata la favola può essere utilizzata.